Quindi noi ci siamo approcciati al lavoro con grande rispetto e io grande entusiasmo. Cioè, io proprio quando è vacanza sono andata a fare il provino vestita da è vacanza. Sono andata a comprarmi il diplomatico, tutto, io cioè, io volevo fare le scuole. Quando sono uscita c'era la mamma dei bros, che è un po' la loro portafortuna, che sta sempre con loro, la signora Dora, che io saluto sempre. Io sono uscita, sai, quando si esce da un provino non ti dicono mai niente, no? C'è il classico, le farete sapere, sta lì col telefono, giorni, giorni. E mi ha guardato e mi fa, ma quando sei tu? E me la sono portata sempre dentro questa cosa. Sicuramente non avrà convinto i fratelli che hanno già convinto, ne sono certo. No, però Nel provino cos'è stato? Il provino c'era la scena. La scena con Alessandro Roia, che ancora non era neanche Roia quando noi abbiamo fatto il provino, in cui dovevo colpirlo e insomma lui si rivela poi un viscido, è il cattivo, diciamo così. Cioè, perché Vacanze Diabolik in fondo non sono così cattivi, anche se sono liberi? Perché il mondo intorno a loro è marcio di un marcio, per cui loro sono come due ladri gentiluomini alla fine del marcio. Infatti fa per loro. Sì, empatizzi con loro nonostante facciano insomma delle cose fuori dalla legge, ecco, perché sono, hanno un'etica di rispetto anche. E poi una cosa che mi ha affascinato di questi due personaggi è che a un certo punto quando Eva Kant decide di diventare la compagna di Diabolik, non si potrà più mostrare con il suo vero volto nella società, perché loro iniziano a indossare le maschere e solo loro due tra loro mostrano il loro vero volto, e questo è l'amore. Senti una cosa, la trilogia, le riprese non sono ancora finite. Sì, sono fino a cioè, come potete vedere, da quello che dici. si capisce la corda dei capelli, così Ah, sto avete girando. finito da poco, Da poco. e quindi avete recitato anche tu con la maschera. No, certo, non posso anticipare No, no, nessuno. no, 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 non ti chiedo questo, non voglio sapere quale maschera, però la domanda è molto semplice, però la curiosità c'è. Recitare con una maschera, quanto è complicato, No, allora semplice? tornando al primo, perché così parliamo del primo, c'è la maschera di Claudia Gerini, no? Claudia Gerini è una maschera di vacanza, adesso io non sto spoilerando tantissime cose, No, perché no, no, io era immagino questo che il l'abbiamo film, visto. però vabbè, ne parliamo come se l'avessimo visto tutti. E sono queste maschere, perché anche i manetti usano pochissimo il digitale, cioè è proprio un effetto, come dire, di pulizia, ma non è il digitale il lavoro che noi facciamo. Quindi abbiamo queste maschere di lattice, molto, molto pesanti, molto pesante, che elastiche, si chiamano mortal mask, che dobbiamo togliere in scena così. E quindi sì, certo, c'è anche lì un impegno a non perdere la credibilità, a non scoppiare a ridere quando vedo due arrivi con la maschera di un altro, della Dolly, che sono tuo padre, perché cioè, non No, no, ridere. chiaro. Il nostro lavoro è molto non ridere, Valerio Mastandrea sta in scena con Valerio Mastandrea è non ridere, cioè resistere alle battute di Valerio. Sì,